Quei fidamenti della Disney m'hanno buttato giù Nightmare Before Mori. E pensate che manco lo stavo a monetizzare. Li mortasci vostra. Ah, no, basta. Insomma, porta al colera Topolino. No, basta. Mo climmatemi pure questo, perché le canzoni non si possono usare. Ma come fai parodie di 2 secondi? No, non si può usare. Va bene, vaffanculo però. Nelle puntate di un po' di tempo fa. Che culo! È una cifra che non faccio il libricino del muori. E c'è il recap. Ammazzi L. Ok. Il libricino del muori 15 comincia con Light che si è chiuso dalla puntata prima. A pensare che è finita la serie. Così? Sono passati quasi 6 mesi ormai dall'ultimo episodio. Così. Ma ancora lo devo ammazzare. Non è finita. Tutto quel tempo per avvicinarmi. Quelle vite sprecate per fare esperimenti. Quando lo devo ammazzare? Bastava la rimastina e la scimicaga qua. Oh! Che faccio? Vado? Sì! No! Sì, vabbè. No, aspetta! Non lo so! Ci penso. Le faremo sapere. Le faremo chi? Io e la voce nel mio cervello che mi dice: usciti tutti gli indegni e diventa il nuovo Dio! Ah, tu, codina, centrina, minestrina, misa! Esatto, dammi il numero. Pronti? Te faccio uno squillo, dammi tu il tuo. Ma come? Ma non è possibile, mia cara, lei capisce? Sono il dio di un nuovo mondo, ci possono tracciare. Te chiamo io, quando serve, forse. Allora famo così, te ne do uno dei mia. Tanto ce ne ho 3. Presi quei rate che non pagherò mai, ho staccato l'Ibare, ciao! Timma messaggio gratuito. Spento! Te do quello a piastrella! Tiè! A San... ma che è? Ma che era? A San Pietrino, ma come cazzo? Se lo trovo! Ma non potevo accennare la luce, scusa! Ma che sono fatto? Rovini tutto il pathos! Stiamo a parlare di omicidi, no de sarsicce! Vabbè, eccolo! Una bella idea, forse non sei così scema, eh? Sento che il mio sentimento per te cresce! Davvero? Sì! No! Ti chiamo io domani! Che bello! E poi io ti manderò tutti i whatsappini ogni giorno, di ogni ora, di ogni minuto! Ma cazzo, siamo nel 2005! Stiamo ancora con gli SMS! Che dura la vita di una ragazza di sti tempi! Dovremmo farci la tariffa you and me e gli shinigami e il fruttivendolo! Non vedo l'ora, ma collerò sempre, 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 sempre! Agrifissata! Per farla sta zitta! Dicevi? Oh, per 12 ore dovrebbe sta buona. Ora va a casa, su, che dai fastidio qua a mezzo, dai. Ciao, ci vediamo, guidate con prudenza, che persone. E la miseria, misa. E la misa aerea. Ormai non cammina più, lei sta ferma. C'ha gli ormoni che sono tutti in circolo. Va che faccia, che la trascinano via da sta casa. Light, ma allora, ha intenzioni serie con sta ragazza? Ebbene sì. Davvero? Ebbene no. Anche questo fa parte del mio piano. Deve innamorarsi di me, così che faccia quello che dico io, quando lo dico io. Ma non va mica bene. E più si innamorerà di me, più farà come dico io. Light? Come tutti del resto. Danzate, marionette, danzate. Griffiths ha abbandonato il sogno perché era amico di un tizio. Sto coglione! La sta illudendo, non si fa così! Allora è vero quello che dicono di voi! Che siete senza anima! So castano chiaro! No, cioè... razzista! No, cioè... rossista! Vi voglio bene a tutti, scusate, scusate! Più per culo tutti, a ruota, a gira, a giro, a giro! Scusate a tutte le carotine che mi seguono! Insomma, non si fa! Pensiamo alle cose serie! Ammazziamo L domani? E che ne so, dimmi te! Difficile, difficile! Pensavo d'aver risolto! E invece, non è niente così facile come uno se lo immagina! Perché se morisse ora, sarei molto più sospettato di adesso! Visto che si è recentemente rivelato a me! Ah, non stai esitando perché siete diventati amicici ormai? Non so, Griffiths, già t'ho detto. Anzi, un po' sì. Perché domani sacrificheremo L per il sogno di un nuovo mondo più bello. E allora, Light, il bello, l'intelligente, l'affascinante, il simpatico, ma anche modesto, con la famiglia perfetta, fortunato, l'entusiasta, l'amorevole, il talentuoso, l'empatico, il sicuro di sé, l'elegante, poliedrico, obiettivo, atletico, comprensivo, persuasivo, gentiluomo, autocritico e... sognatore! In onore del berserk che è finito, dai! E perché è vero! Se non lo è lui,
che vuole cambiare il mondo. E poi va, sogna pure occhi aperti. Ma dove sta Palazzi, dove sta appollaiato mentre pensa? Mica ci sta nel fumetto, eh. Va bene, è il suo posto felice. Se lo facessi morire in un incidente, sarei sospettato, sì. Ma sti cazzi, niente condurrebbe a me. Quindi L, è stato bello. Te dico addio. Da sto palazzo. Ma infatti perché stiamo qua sopra? Ma che ne so, perché fa figo? Perché ci scrutiamo dall'alto? Perché siamo sopra la gente comune, capito come? Lascia perde! Domani finirà. Che c'è? Niente, ridi, ridi. Ecco finalmente le prove che t'ho detto qualche episodio fa. Che incastrano Misa. Ma proprio subito l'hanno scioccata, capito? Cioè, perché Misa ce prova, piccola Angela. Magna fa. Insomma, questa è un capello. Questa è una briciolina. Se domani crepo Ciro, Tufio e Kira al è proprio sicurissimo stasce per cento. Che cosa dici? Ma per qual motivo? Ma che quale maldicenza proferisce la tua cavità orale? Oh, la frase che te smonta tutta la tensione, tutta la puntata prima. Tutta la presa a male, oddio, mo crepa accumulata. Come se salva, mo? Ecco come fa. Perché lui sa. Sa di sapere. Madò, quando la sentì per la prima volta, io mi ricordo, a rivederlo, mi ricordo tutte le emozioni, cazzo, che bello. Feci proprio... Questo non muore, meno male! Non lo ammazzi! E quindi... Aha! È ancora tutto da vedere! Se stiro e zampette, lascio tutto a te, Ciro! Come Sandra Milo! Attenzione, so Ciro Yagami potenziale nuovo L, eh? Ok, ma la faccio ogni tre puntate sta domanda. Ma fino a quanto sospetti di mio figlio? Del... A fine non so manco bene pure io per cento. Invece lo so, Tufio e Kira, eh? Se stava meglio ai tempi da Lira. Vero, vero. Uno stipendio bastava, ti ricordi? Ma noi siamo giapponesi. Se i due Kira hanno unito le forze, hanno team appato, capito? Fatto il party, chiaro, condiviso l'exp e basta! So cazzi! Non mi resta che rifagli e cucù. Che lui si imparanoia sempre quando io faccio cucù, morte acidua. Dall'antenna pure lui, versione piccione, va bene. Va, pover nido, appollaiato. Ma volete scendere? Si torna a scuola. Tutte cose per incoglionitte. Tutte cose per incoglionitte. Tutte più le cose atte a rincoglionitte. Ti amo! Cucù! Yagami kun! Yagami... Come cazzo si salutano su sto pezzo di fango in mezzo a oceano? Ah bello, come andiamo? C'è Ryuzaki. In natura così. In mezzo alla gente. Scopertissimo. Mi è venuto a trovare. L... Cazzo ci fa qua? È completamente scemo questo! E perché odia i calzini? Ma non avevi detto che te volevi far vedere? Che avevi paura di essere ammazzato per rimanere nascosto? Ci ho ripensato! Ah, ore e ore dei piani su come farlo uscire buttati nel cesso. Perché fate sempre così? Io mi ci impegno a pensare le vostre mosse. E poi fate come vi pare. Tanto nessuno sa che io so L, a parte te. E se dovessi crepare proprio questi giorni, non rimarrebbe nessun sospettato, a parte te. Mi pare giusto. Lo strosso adesso, Raptus. Dico che m'ha aggredito. Guardalo, a chi crederanno? Che tra l'altro qua, non te lo dicono, te lo dico io, nel fumetto continua col trucchetto. Non sono l'unico L, perché dice: se io muoio, tutti gli altri L sapranno che sei te. È pieno così, eh? Ci sto a credere, ah. Perché Iole fa credere che L è un gruppo di persone come lui. Che non è del tutto sbagliato a pensarci bene. Ma non sei contento? Me l'hai detto tu te passa? E che se vede la gioia sprizzosa proprio. A Light! Tanto bello, tanto intelligente, tanto affascinante, tutto buttano sempre nel mondo di Shinigami. Vabbè, dai, la battaglia mentale l'abbiamo fatta. No, Marbaretto. E dai, va. Come starà la cameriera di Harry Potter? Sta ancora là a aspettarlo, mo c'ha 42 anni. Secondo te ce l'avranno le torte? È un bar, caffetteria, pasticceria, che devono averci? La pagliata! Ma che cazzo è avanti fai? E io sto in competizione con te. Me lo porta un vicolello a cortello. Light! Ma perché esiste la gente oltre me che fa solo casini? Me devo rinchiudere dentro una grotta e tagliare i ponti con tutti. Edita e basta, no, cioè, ammazza. Questo chi è? Perché è fatto a zigzag? L'uomo Shikan? Io sono... No, non me lo dica,
Mi lasci indovinare? Ma infatti! Ma perché non mi sono reso conto subito che ho vinto? Misa sta guardando L. Misa, la faccia di L. Misa L. L Misa. Misa. Misla. Musli. L Misa. Che hai fatto la cazzata? Dovevi rimanere in quel buco caramellato che t'ha costruito Watari intorno. Eccola Ryuzaki. Ti ricordi? Questa è la ragazza che non vedeva l'ora di vedervi. E l'hai fatta la cazzata dopo 15 puntate. Budino de riso maledetto. Ciao, io sono Ryuga Hideki. Mandi cazzate, lo vedo benissimo. Lo so che vedi sempre quel sito sparlot.com. Ma questo non è il cantante. Non puoi essere così deficiente da dirlo. Il cantante è morto. È morto l'anno scorso, quante volte te lo devo dire? Sciocchina, è una sciocchina. E la smetti di fissarlo? Sì, si chiama in un modo diverso. Succede che la gente menta, Datti un contegno. Eppure maleducazione fissarlo così. Ma buoni tutti? Vediamo pure i numeretti DL. Per una frazioncina di secondo si potrebbero comparare con quelli visti su Light. E capì più o meno come funziona il calcolo del tempo con sti numeri. Se hanno un senso, Ma vabbè, ora vai, dai, su, te levi. E dai però, c'è sto problema che te levi mai. Devo salutare st'amico. Per l'ultima volta è finito il tempo delle melle. Putta. Plot twist? Cosa succede? Perché ride? Ha capito qualcosa? Ma non è possibile! Invece sì. Invece no. Invece sì. Fuori dalla mia testa! Anche io seguo sparlot.com. Ci stai sempre pure te? Sei famosa! So fan tuo! Ma come? Era per questo che rideva? Cacciato, mi ha fatto via corpo! Ma il super ispettore! Gadget! Che va presso le ragazzine. Ma perché è famosetta forte, Misa? Cioè, tipo Jerry Scotti. Fra 6 mesi a Ferilli. E infatti tutti la riconoscono. Ma quella non è Misa Misa? Me coglioni, me coglioni! E via col firmacopie! Ti seguo sempre! Ma dici per strada, me pedini? Anche? Ah! Attenzione, le aggressioni sessuali. E non scherzo, gli tocca nel culo. Chi è stato? L, è stato L. Ma che davvero? Oh, io mi ricordo come se fosse successo tipo adesso. Faribe c'è, la prima volta che ho visto. Quando lo vidi, che già al pezzo la so fan tuo, feci ma sei serio? Qua proprio, ma che fai? Tocchi il culo? Ah, ragazza, da amico tuo. No, ma capivola un attimo bene sta scena! È come se un amico tuo tocca il culo dalla ragazza tua! Davanti a te! Light, fai qualcosa! Che è? Che succede? Ah, Ryuzaki! Non si fa così, io ci tengo molto a lei, stiamo insieme! Senti, non me ne frega un cazzo! L'hanno fatto un po' maniachello, esci! Salute! Se non fosse... chi è stato? Lo trovo io il malfattore! Sotto trama comica! Poi va vicino al Light a sfregio proprio. E Misa si taglia. Quanto sei simpi! Cioè, ma che te ridi? T'ha parpato! Anche se... però... ma gli avevo da una pizza! Ma secondo me, voglio dire una cosa, c'è anche la possibilità che L se legga tutti i giornalini dei gossip, no? Perché volesse sempre aggiornato in tutto! E infatti riconobbe quei cantanti che te dissi, morti, che erano un po' borderline ma detti solo nei canali gossipini, grazie a sta cosa! E magari, dopo quelle morti, si è proprio chiuso a vedere tutte ste robe! E ha beccato Misa che, guarda caso, combacia con ste morti e combacia ancora di più col secondo Kira, che poi ha beccato Light e ci si è messa insieme. Eppure lei lavora nell'ambito gossipino. Sarà veramente fan di sta roba, come dice, perché è buciardo fracico, non se lo scordiamo. Ma chiude tutto, arriva Milfa Milfa. Ma chi è? È la manager. Che sta a fa? Un raduno? Sì, un po' improvvisato. Ma questi non hanno pagato il biglietto. Ma so fan! Devono spendere i soldi dentro una fiera, così i ciccioni che le organizzano guadagnano. Così funziona. Ah! Scusami, Yoshi. Ma come Yoshi? Yoshi si chiama. Wahoo! Ma è pure verde. Yoshi non mi aspettavo. Scusate, regà. Ciao, ciao. Guardate le pubblicità. E Misa se ne va. Ma non gli è zompa sopra. Vabbè. Sto baretto. Andiamo a dire alla cameriera che ormai Harry si è sposato. Va bene. Vai avanti tu. Che io devo... vabbè, scusa, random, quando in realtà devi fare i cazzi tua. Esatto. A dopo. E vai col momento... Allora! Tutto in slow motion. L, come dire,
è stato divertente ammazzare in allegria, anche se un po' rischiato, ora la vittoria è mia. Addio, addio, sono il nuovo Dio. Regolette del muori. Poi scrivi Fegatelli entro 6 minuti e 40 secondi. E questo lo sapemo. Ma ovviamente prima che la vittima muoia. No! Davvero! E Capitanovio muto, morto! Che cazzo? Ma sei riso? Cambio regola. Nel caso si vogliano apportare modifiche ai fegatelli, fegaterri, fegatelle, bisogna tracciare due righe sulla roba scritta prima. Oh, questa è una regola interessante. Pare una cazzata, ma due righe, non una, non abbasta, non tre. Te guarda male, povero teschietto. Perché due? Sono stati precisi, eh? Per i binari della morte. Perché due rette parallele? Parallele! Non si incontrano mai. Perché se si incontrano se mannano a fanculo? Chissà. Ritorniamo al main event. Light sta per scoprire il nome di L, così da poterlo ammazzare con le sue manine. Che bello! Va, già tre squilli non risponde, oh. E te pareva? Tiratiamo, tiratiamo! E non me caga. Quei fidamenti della Disney mi hanno buttato giù Night Baby for Mori. Chiamavi questo? Comunque qui la suoneria è la canzone della sigla. Ma come la sigla? È la quarta parete? Ma che fanno i memini? Pronto, 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 pronto? Chi è? So io. Io chi? Io Kira. Ah-ha! Dai, coglione, che ce fai col cellulare di Misa? Che tra l'altro quanto è cringe che c'ha il portachiavi di lei sul suo cellulare. Cioè, come se tu avessi un mini te. Cringe, narcisista, narcicringe, narcringista. Deve essere caduto nella calca. E invece se l'è fregato L quando gli ha toccato il culo. Ah, allora non è un maniaco giapponese medio, meno male. Sì, pure un po' quello, eh. Ma perché se l'è rubato? Ma poi ce n'ha tre, gliene sono rimasti due. Ha preso proprio quello che ho chiamato io. Che culo. Sì, ma c'è ancora l'altro. L, hai solo ritardato l'inevitabelle. Sì, è da belle. Del 7. Numero maggiore. Ma so troppo forte. Stavolta è il mio. La tecnologia è storto in tutto, stomo. Già fatto. Light, visto che te sei arrabbiato quando ho toccato il culo alla ragazza tua, starei tranquillo pure mo, che te l'ho arrestata. Con l'accusa d'essere il secondo Kira. E chi potrà mai essere il primo? Visto che si sono incontrati da poco. E guarda caso, è la nuova ragazza tua. Incontrata da poco. Eh? Tranquillo? Sì, dai, per non creare scalpore abbiamo detto di aver arrestato la manager con l'accusa di avere la droga. Da lei parte una parte dello spaccio della droga qua in quartiere. Ma no, poro Yoshi! È anche vero che è solita tenere ovuli in corpo, così passa i controlli. Avemo scoperto tutte le prove che ho già detto. Quindi lei è il secondo Kira. Fine. Stiamo proprio a lascia perdere. Non prova nemmeno a fare i giochini mentali per 100. E se te lo dico io che è sicuro, te puoi fida. Perché I'll guess I'll never miss. Ah, è un po' tardi per sto pomino, eh. Insomma, dicevi? Sei troppo forte. Chi è che stava a vincere? Eh? Era finita la serie. E dai che continuiamo. Non fa mai la fine dei Firefly. Torniamo sul cucuzzolo dei palazzi. Dove Light realizza che ha fatto lui la cassata. Io, non lui. Ma con tutta sta gente, sti impicci, che sono successi? Ho delegato la cancellazione delle prove a Misa. A Misa. Una scimmia cieca dovevo mandare. E sarebbe stato meglio. Ovvio che l'hanno scioccata. Basta, me butto. How could this happen to me? Light, so proprio magico. Che non lo sai? La L è solo un 7 al contrario. Sto giro ho perso. E invece... No. Beh, no, casca. Continua, dai. Hanno scioccato lei, mica me. Hai prove contro di me? Hai vinto la battaglia, te lo concedo. Come me? Coi tizi dell'FBI. Stiamo uno pari. 12 a 1 se volevo fare i seri. Uno pari suonava meglio. Light non si arrende. Spostiamoci all'interrogatorio di Misa. Ha parlato? No. Vabbè, capirai. Una signorina. Gli avranno dato due buffettini. Vai con le immagini. Hannibal Lecter trattato da signore in petto a lei. Parte 2.
Altissima, purissima, legatissima. Ma questa è una violazione dei diritti umani da qua fino al mondo di Shinigami. Ma allora è vero che sei un pazzo maniaco, te e quel vecchio che t'ha seconda in ste sevizie? Ma elledetti! E che dovevo fare? Dovevo immobilizzarla, perché magari muove le mani e se ritroviamo morti. Ho dovuto coprirle gli occhi, perché può essere che se te guarda solo mori, zappete. Proprio così, più più. È una genocida, non ve lo scordate. Guarda le prove che c'avemo, ti è tutta in fila per sei, non c'è dubbio alcuno. E quindi, per precauzione, beh, in effetti, detta così. E il fatto che Davidan su è copertissima e Davidan giù mezza nuda? È una genocida, per precauzione. Vabbè, dai ad interrogatorio. Faglie male, Wata. Ma come? Deve parlare. Sì, ho capito, ma è una donna. Parità dei sessi. Gli faccio male come se fosse stato un uomo, un vecchio, un bambino, il papa. La verità, la giustizia. Madonna, questo se metti i guanti. Side intensive, Fritz. Grifisate ovunque in sta puntata. Rem, ammazzali tutti, Rem, ammazzali. Non posso, moro pure io. No, tecnicamente è la tortura, eh. Non è un pericolo di vita. Quindi, passano tre giorni e Gesù risorge pure. Ma Misa parla. L'hanno torturata per tre giorni. Non si fa così però, eh. Dica, signorina, dica. Uccidimi, please. No, signorina, non dica così. Ryuza, non se sta a regola. Ok che è un'assassina pazza, ok. Ha ammazzato pure un amico nostro, Krillin in Loving Memory. Ma mi sento sporco. Stomachini deboli. Madonna, ragazzi, elle se lo lasciassero fa. Non gliene frega niente. Pure lui c'ha una morale un po' borderline, eh. Borderline, vabbè, basta. Uccidimi, che aspetti? Va bene, se può fare tutto. Ma prima dimmi, sei tu il secondo Kira? No, no, hai sbagliato persona. C'è un equivoco, posso spiegare? Allora sopravviverai, tieni. No! Papà, però non morirai. Uccidimi! Tizia che non posso dire esplicitamente, però cazzo ci dovresti arrivare al lavoro tuo. Ma sta parlando con me? Sì! E mo ci sei arrivata! Ne la faccio più! Preferisco morire! Plot twistone, Misa sta parlando con Rem! Ha scavarcato proprio L, capito? Dritto ai pezzi grossi! Io t'ammazzo pure! Ma poi vado da Light! No, piccolo angelo! Lui mi ama! Uccidi solo me! Meglio la morte che fa la spia! Che non sei figlio di Maria! Io c'ho pure i quadri a casa! Mi guarderebbe male, che figura ci faccio? Perché Misa non parla! Misa non tradisce! Misa non sacrifica l'altri! Vabbè, lascia perdere. Meutanasizzo da sola. Madò, tezze scalette una cifra. Se vuole stacca la lingua a mozzichi. Ma tu stai furminatissima. Mentalismo delle che capisce. Guardari, attappa gli qua, ciavatta. E non va. Oh, ma stanna tutta a merda, L. Me sta più male. Più male. Eppure L ci rimane. Possibile che questo faccia parte dei fegatelli prima di morì? Come dicevano nei regolette di prima? Può essere pure, eh. Uno magari scrive tizio X non tradisce Kira e poi si suicida. Ma onestamente non lo so se è possibile. Perché comunque in questo caso non è così. Lei lo ama a Kira. T'avevo detto che faceva parte del piano. Cattivo! Per portare un po' di giustizia a sto mondo, arriva Rem. Mica te starei a scordare di Misa. Di chi? Sto scherzando. Com'è andata? L'hanno torturata per tre giorni. Tempra il carattere. Le ho detto che se voleva potevo ammazzare tutti. Così usciva. E tu l'hai fatto. Dai. Mi sono levato L a task force in una botta sola. Poi mi dispiace per mio padre, ma così si impara a andare contro il dio. E non l'ho fatto. Mannaggia. Poi ha sbroccato. Perché ha sbroccato? E mi ha chiesto di ucciderla. E tu l'hai uccisa. Così addio collegamenti con me. Sì. E non l'ho fatto. E vabbè, allora ho preso l'unica decisione possibile. Cioè farle rinunciare al quaderno, Sese. Esatto. Così Misa ha dimenticato il quaderno e tutto ciò inerente ad esso. E non può fare la spia manco volendo. Ha dimenticato tutto sugli Shinigami. Su come ammazza il quaderno. Sul fatto che tu sia Kira. Ma cosa mi scorderò anche di Line? No, quello no. L'amore non c'entra niente con la memoria. Non ti scorderai di averlo conosciuto. Solo ti scorderai che è il più grande serial killer di tutti i tempi. Ma proprio che il secondo sta dietro, ma Allora va bene. Misa si calma subito. Ammazza che stronza. Va che te scordi pure di me, eh. Così Misa, il secondo Kira, terzo, rinuncia al quaderno con questa lacrima. E Rem gli dà un'ultima carezzina.
Muovi i capelli! Come fa a muovi i capelli? Che sia il suo potere? Sono animati, ci strozza la gente? No, niente. Hai fatto bene, Rem. Così presto anche Elle si accorgerà che non sa una mazza. E la libererà. Sicuro? Ci sono le prove vere che è il secondo Kira. Nergastolino l'hanno incastrata, piccola Angela. È un personaggio famoso. Elle si accorgerà che è sincera. E fidate che la manderà via. Dai, una cosa a meno a cui pensare. Ora, se tu non salverai Misa, io... Io che? Mi ammazzi? Mi scrivi sul quaderno? No, te sparo qua. Te apro un buco in fronte. Una cosa in più a cui pensare. Ma certo, Rem! Te pare che lascio la mia ragazza che amo al gabbio? Infatti non ce l'avresti lasciata. Oh, so, perché non è cavoli proprio ammassare? Ma chi? No, 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 no. La prima cosa a cui ho pensato dopo l'arresto, subito dopo la chiamata. So già quello che devo fare. Ryuk, presente. Se beccamo. Che vuol dire? Te sallustio qua. Cia cia. Non te sto a capire. Hasta la vista, Peppi. T'abbandono su autostrada. Criminale! Cosa vorrà dire Light? Quale sarà il suo piano? Ma soprattutto, come cazzo rimedierà le mele Ryuk se non gliele spaccia più Light? Tutto questo nella prossima puntata! Che speriamo non sia fra 5-6 mesi. Scusate. Fine!